Buongiorno! Allora, oggi iniziamo questo vlog di sabato pomeriggio. Sono le 14, io ho giusto 20 minuti di tempo per registrare questo video perché poi oggi ci sarà la messa e la festa di inizio anno della nostra scuola, per cui devo correre a prendere Fede e andare in chiesa. Allora, ci sarà anche Pietro e Nea, però non volevo portarlo proprio presto presto. È rimasto dai nonni, mangia, si riposa un pochino e poi mi raggiunge. Allora, questa mattina sono stata da Sephora e da Wycon a prendere un po' di piccole scorte, a prendere una parte di scorta invernale. Allora, sono stata sui colori della terra, sui colori non più tendenti al rosa come utilizzavo lo scorso inverno, perché cambiando totalmente colore di capelli mi sono affidata alle ragazze che mi hanno venduto questi prodotti e mi hanno consigliato di stare più sui colori marroni, essendo che adesso ho il capello molto molto scuro. Allora, come prima cosa, finalmente sono riuscita a trovare il fondotinta. Questa volta ho deciso di provare il Hello Happy di Benefit. Allora, questo è nella numerazione 5. E devo dire che come stesura mi piace proprio tanto, e facile da stendere, non di quelli non troppo matte, ma allo stesso tempo assolutamente no lucido, e devo dire che mi piace proprio tanto. Questo è un 12 ore di tenuta, quindi devo dire che poi è molto molto naturale. Allora, poi quando sono entrata da Sephora, la ragazza mi ha chiesto: chi ti fa le sopracciglia? Io me le faccio, ed è rimasta senza parole perché mi ha detto che praticamente sono orribili, sono tolte malissimo, che non si usa più il sopracciglio sottile che sta veramente male, per cui mi ha disegnato lei la forma delle sopracciglia, è andata a colorarmelo un pochino e mi ha venduto il prodotto, e devo dire la verità, me ne sono immediatamente innamorata. Questa è il Precisely My Brown Pencil, sempre di Benefit, come il fondotinta. Allora, questo le definisce, le colora, devo dire che mi piace proprio tanto, sempre 12 ore di tenuta. Questo è il numero 4. Non è scurissimo, ma devo dire che col colore della mia pelle comunque sta bene, mi piace. Ho preso la terra, questa è una terracotta abbronzante. Allora, l'ho già indossata, devo dire che mi piace parecchio, ed è questa qua. Questa è la numero 02, è leggermente glitterata, cioè quindi fa un po' effetto illuminante, devo dire che mi piace perché poi l'effetto è un effetto abbronzato. E poi il Mineral Blush, sempre cotto, blush cotto, e ho deciso di prendere questo, l'ho già utilizzato anche questo. Allora, questo è luminoso, fa anche da illuminante. Questo è il numero 06. Poi, come rossetto, come ben sapete, io a parte il fine settimana non amo i colori troppo accesi, se non magari il fucsia rosa. Vado sempre sui miei nude. Allora, l'ultimo che ho preso, quello che ho preso stamattina, è questo. È proprio nude. Questo è numero 100. È un rossetto matte. E l'ho abbinato a questa matita. Questa è la numero
56 nude lipstick. Poi, sempre da Wycol, mi hanno regalato, ed è meravigliosa, mi hanno regalato questa pochette fucsia fluo, molto carina, che andrò poi a mettere all'interno della borsa con tutte le mie cosine. Allora, il trucco, tutte le cose che ho comprato questa mattina sono andata ad applicarle una volta arrivata a casa. L'effetto è questo. Come vedete è molto naturale, mi piace. Poi sabato invece ho l'appuntamento di nuovo per le sopracciglia, perché lei mi ha detto che le sopracciglia, ha detto che adesso piano piano andremo a lavorarle, andremo ad infoltirle un pochino. Allora, questo è il trucco di oggi, questi sono i prodotti che ho acquistato per l'inverno. Ho abbandonato la terra della Essence per il semplice motivo che sono andata la scorsa settimana e non l'ho trovata, perché quella che ho, ne ho ancora parecchia, ma si è frantumata, è caduta, si è rotta in mille pezzi e non riesco proprio più ad utilizzarla. Allora, io spero che questo mio trucco vi sia piaciuto. Adesso vado a vestirmi e poi ci vediamo più tardi. Ciao! Allora, eccomi tornata. Poi, come orecchini, ho messo questi super mega cerchi. Io parto, vado a recuperare Fede, vado a recuperare la mia collega. Non so se questa sera riuscirò a registrare, spero comunque di sì. Se no, ci vediamo domani. Ciao! Allora, oggi è lunedì, sono uscita da lavorare alle 13:45, quindi ne ho approfittato per curiosare in un nuovo negozio che ha aperto qua nella nostra città, che si chiama Teddy. Allora, vi mostro prima quello che ho preso da Teddy oggi, perché poi ci sono altre cose che ho preso la scorsa settimana con la mia collega che vi farò vedere. Allora, da Teddy ho preso una di queste ceste dove io all'interno andrò a mettere tutti i detersivi che utilizzo praticamente giornalmente per la lavatrice, che vado a tenere sull'asciugatrice, quindi mi è comodo tirare giù e prendere magari lo smacchiatore per le magliette di Pietrenea, il vanish, piuttosto che i fogliettini salvacolore, eccetera. Allora, io metto tutto all'interno di scatole e ho deciso di prendere questa forata perché almeno mi permette di vedere subito colpo d'occhio la cosa che devo andare a recuperare. Allora, questa è totalmente bianca in plastica e l'ho pagata 2,30 euro, quindi un prezzo secondo me validissimo. Poi, sempre contenitori, ho preso questo contenitore bianco che ricorda un po' i contenitori di Maison et Cadeau. Allora, questo è totalmente bianco, pagato pochissimo, perché rispetto ai contenitori di Maison et Cadeau e di IKEA costa veramente poco, perché l'ho pagato 2,75 euro. All'interno andrò a metterci tutti i miei trucchi, tutti quelli che utilizzo al mattino, perché ora come ora li tengo in una pochettina, ma non sono comodissima. Invece qua dentro io prendo e riposo. Poi ho preso due di queste scatole. Allora, queste sono le scatole, le classiche scatole, per esempio quelle da Callac. Rispetto all'IKEA il prezzo è bassissimo, perché le ho pagate 2,30 euro l'una, e queste mi sono comodissime per andare a mettere dentro magari tutta la mia roba di cancelleria e fare un po' di spazio all'interno del mio mobile IKEA, quindi devo dire che sono utilissime. C'erano di diverse misure, io per ora ho preso queste da 32 cm per 32, poi al massimo se ne prenderò altre ve le farò vedere. Poi, sempre da Teddy, ho preso i filtrini da mettere sotto le sedie, perché una cosa che io non sopporto è il rumore delle sedie, del tavolo, quindi utilizzo sempre i filtrini che vado a cambiare generalmente una volta ogni due mesi. E poi queste collanine braccialetti di caramelle, guardate un po' che carini, che andrò a
regalare a Pietra mia e ai suoi amichetti, quelli più stretti. Le trovo veramente carine perché poi per esempio i braccialettini hanno la forma di un orologio, c'è proprio disegnato l'orologio, molto carini e simpatici. Allora, eccoci qua, sono quasi le ore 20, io e Pietro e Nia abbiamo già fatto la doccia, adesso iniziamo a preparare la cena. Allora, Pietro e Nia questa sera mangerà la pasta bianca, perché lui adora la pasta bianca. Cos'è che mangi qua le pasta? Gli anellini. Invece io e Pierandrea ci mangeremo la pasta con i cavolfiori. Allora, per questa ricetta io la farò col bimbi, ma si può fare tranquillamente senza bimbi. Allora, per questa ricetta ci serviranno, allora, ovviamente poi voi potete scegliere la pasta che volete. A me con questa ricetta piacciono le orecchiette o se no i vitalini. Poi cavolfiore bianco tagliato a tocchetti, uno spicchio d'aglio e due sottilette. Allora, una cosa che io faccio e che potete fare tranquillamente voi anche in pentola è far cuocere la pasta nel tempo necessario direttamente nella pentola insieme ai cavolfiori. Una volta messa l'acqua all'interno del boccale, vado a mettere un po' di sale. Si apre. Come si apre? Una volta messo il sale, vado a mettere all'interno i cavolfiori. E la pasta. Allora, io ne faccio abbondante perché poi è buonissima pasta. La faccio abbondante perché poi è buonissima anche scaldata e quindi me la mangerò domani a pranzo a lavorare. Una volta inserita la pasta, imposto il mio bimbi. Adesso io non ho più la scatola della pasta, ma indicativamente metto 10 minuti, 100 gradi, 101 e 0, velocità antiorario ovviamente, velocità 1. E lo faccio rosolare un pochino, poi lo tolgo perché ovviamente essendo dello stesso colore del cavolfiore non vorrei che ce lo trovassimo in bocca. Allora, una volta cotta e scolata la pasta, sono andata a metterla all'interno della padella e ora vado ad inserire la sottiletta.
pronta, un profumo delizioso. Tra l'altro io vi consiglio di mettere anche un po' di peperoncino fresco sopra, perché veramente è eccezionale. Adesso vado a preparare il contenitore per il mio pranzo di domani. Io con questo video vi saluto, vi mando un bacione grande 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 e ci vediamo al prossimo video. Ciao.